Binario di destra, adesso via Conti e Castiglieco Suso. Castiglieco, avanza. Suso tocco centrale. Il pendolo. Dai, che sì. Dai, Rodriguez. Dai. Dai. Questa partita con un po' di culo la si riesce a vincere, che dai. Sì. Ci vuole anche quello, Suso, sulla destra. Va sul fondo, cross. Bravo. Gol! 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 Utrone! Gol! Gol! Romagna mia! Romagna in fiore! Lo stadio! Gol di Castiglieco! 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 Aspetta! Gol! 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 Castiglieco! Bravo Suso. Castiglio, 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 Castiglieco, Castiglieco. Chi è che ha segnato? Castiglieco, Castiglieco. Chi? Castiglieco. Chi? Castiglia, 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 Castiglieco, Castiglieco. Vieni qua che ti voglio bene. Anche a me. E allora, Castiglieco. Su quel bel cross, colpo di testa di gol, Castiglieco, Romagna mia! Allora facciamolo rivedere con l'aiuto della lavagna, il cross, il cross di Suso dalla destra, e Castiglieco sorprende tutti perché va a girarla di testa da una posizione abbastanza defilata, seppe un po' fuori dai pali, la palla mi è caduta, vabbè, pallonetto e gol. C'è il drone dietro, cioè se non la prendeva Castiglieco comunque era un altro uomo. Il problema è che è riuscito a far gol, come detto te, era fuori dallo specchio della porta, che è stato un bellissimo gol, perché il cross è venuto fortissimo. Ha messo in mezzo una palla di destro bellissima Suso, se non sbaglio, e il gol è venuto di testa fuori dal primo palo, un metro abbondante, ma perché la palla è arrivata, una palla bellissima, e come stavamo dicendo, se vai sul fondo la metti in mezzo, poi adesso hai più uomini che occupano lo spazio dell'area. Sì, esatto, in area uomini, anche avevi due o tre giocatori. Beh, allora, fin qui però cambi decisivi, possiamo dire molto male il Milan nel primo tempo, però poi con i cambi giusti, come con la Lazio, E guardate, la classifica in questo momento è un'altra classifica per il Milan, poi è chiaro che manca ancora molto tempo. Chirico diceva, con una botta di C, puntini, puntini, il Milan la può vincere, l'hai detto, e tre secondi dopo il Milan ha segnato. Quindi Chirico porta fortuna a Crudeli, possiamo dire così. Non è stato un colpo di fortuna questo però, Perché riconosco, Però questo è stato un bel gol, Marcello, diciamolo. Ma quanto Lambrusco ha bevuto il crudo lì? Tiziano è esploso, stava aspettando da un'ora momento. Mi potete dire quello che volete. Tutto quello che volete adesso. Adesso sei di buon umore. No, tutto quello che volete. Dopo ne parleremo anche tutto di questo. Tutto quello che volete. Comunque, quando critichiamo un allenatore, giustamente, perché sbaglia all'inizio, poi dobbiamo anche Questa non è una critica, secondo me. Ragazzi, noi abbiamo detto per quello che abbiamo visto al primo tempo. Gli uomini, Cutroni, Castiglieco, eccetera, possono aver dato un apporto sul piano del ritmo, dell'intensità, ma è cambiata la squadra, l'atteggiamento della squadra, ha più ritmo, più aggressività. Ma sono loro che l'hanno cambiata. No, posso dirti, però sono anche loro, sono anche loro, ma è tutta la squadra che è cambiata come atteggiamento. Io aggiungerei un'altra cosa. Non a caso cross di Suso e gol di Castiglieco. Io aggiungerei un'altra cosa, perché se tu hai solo Suso, allora la squadra avversaria ti prende le misure e fai fatica. Qua adesso è entrato Castiglieco, davanti c'è Cutrone, perciò per la difesa del Parma, nel momento in cui attenzione al Milan, attenzione al Milan, gol! 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 Ma è buono? Gol! Buono, buono! Gol! Non gliel'ha dato? Allora, c'è il gioco fermo, credo. Fuori gioco, però ci sarà un controllo VAR. Qui giustamente il guardaline non ferma, perché così poi possono ricontrollare. Vediamo. Vediamo un po'. Castiglieco era scattato. Hai visto che bravo Pionte che ha appoggiato. È un grande.
Sì. Ah, fuori gioco. Il primo. Perché qui era tutto buono. Fuori gioco. Pionta per Cutrone, no, ma il lancio per quindi gol annullato, ma giustamente per fuori gioco. Dobbiamo fermarci, andare in pubblicità, torniamo tra due minuti, c'è tutto il finale da seguire di Parma-Milano, tra poco. Su Castiglieco. Amorosa pallagol per il Parma, Tiziano. Sì, ne è entrato Sprocati, il posto di Ceraulo si inserisce per vie centrali, batte sul tempo addirittura in uscita Donnarumma, la palla però termina sul palo e poi con la deviazione in calcio d'angolo. Parma vicinissimo al pareggio, per vie centrali Sprocati, neo entrato, si era inserito bene coi tempi giusti e ha provato il diagonale in uscita. Cutrone ha colpito a terra, il intanto. Palo. Non era Siligardi, era Siligardi, Siligardi? Sai che era Siligardi? Che era appena entrato? Anche lui, sì, tutti e due. Comunque, clamorosa occasione per il Parma e ora Cutrone a terra dopo uno scontro di gioco nell'area. Ha fatto un intervento difensivo pazzesco Cutrone. Difensore, Giacomo. Pazzesco, bravo. Mamma mia, bravo. C'è un coraggio, c'è. Allora, il Milan ha ancora un cambio a disposizione, quindi... Adesso è entrato Biglia per Cialanoglu. Ah, non l'ho visto, scusami. Quindi ultimo cambio Milan, Biglia per Cialanoglu. Sì. Quindi cercare probabilmente di tenere un po' il pallone, no? Sì, però Cialanoglu stava facendo quello, il regista praticamente in mezzo al campo. Due esterni molto alti. Secondo me cambiano anche perché sotto l'aspetto fisico devi dargli la possibilità di recuperare. Sì, sì. Ma però io insisto su questo Biglia discorso, in mezzo al campo, come un con po' la più Lazio... Fresco. Gattuso ha dato delle varianti, ha dato più punti di riferimento come diceva Giacomo in aria. All'inizio della partita magari non se l'è sentita di sbilanciare troppo la squadra, ha voluto prima vedere che tipo di partita si poteva fare. Questo che stai dicendo secondo me ha un motivo, perché lui sapeva, come sapevamo tutti noi, l'abbiamo visto, che il Parma se tu becchi dei contropiedi pronti via vai sotto e diventa difficile. Perciò ha giocato così, secondo me, difatti si è visto il primo tempo, era quasi col freno a mano i giocatori del Milan. Per questo aveva dico, paura... quando ci sono le squadre che si chiudono così, hai Bakayoko e che sì, diventa difficile molto difficile perché manca la qualità nella giocata. Attenzione ancora al Milan, che adesso prova a cercare... Sì, ci sono spazi. La spinta l'hanno data le due sostituzioni. Esatto. Cutrone e Castiglieco, così abbiamo fatto noi. Rodriguez, che sì, vero? Che sì, prova la fondo, va in area... Difende bene il pallone, Castiglieco, il tiro deviato, angolo. Ci sono più spazi, c'è più ritmo, dai, 80. Adesso il Parma deve angolo rischiare. Milan. Ci sono più spazi, sì. Adesso ovviamente, esatto, il Parma sta perdendo, deve provare no, a fare qualcosa. No, ma comunque anche prima di prendere gol, comunque la difesa del Parma ha dovuto aprirsi per forza, perché sono entrati questi due giocatori dove si muovono, dove c'è movimento, la difesa si apre, perciò Suso... ha avuto più possibilità nel cross del gol, perché altrimenti l'avrebbero raddoppiato. Se non ci fosse stato Castiglieco, Cutrone che muoveva la difesa, Suso andavano in raddoppio, lui non come poteva nel fare primo cross. Tempo, esatto. Certo. Quindi viene fischiato un fallo contro il Milan, fuorigioco. No, probabilmente il fallo di Romagnoli. Due l'hanno cambiata loro due la partita. Fuorigioco. Con la loro grinta, con la loro voglia di giocare, di muoversi. La benzina che hanno. Esatto. Beh, anche Gattuso bisogna dare i meriti che... Ma lui lo sa, lui gioca così, anche perché lui mi ha detto a me personalmente che gli farebbe giocare sempre Castiglieco, ma non lo fa giocare perché gioca dove vuole lui. Attenzione al Parma però, adesso la partita è più aperta rispetto a prima. Tiziano, siamo con te in cronaca. Esce Donnarumma, fa su il pallone, 81 minuti di gioco, 1-0 per il Milan, al 70esimo Castiglieco l'ha messa su cross di Suso. Ha preso una botta nel picca Cutrone, una botta sull'anca. Donnarumma, rilancio. Castiglieco. C'è Bakayoko, secondo me. C'è aiuta con un braccio e allora c'è calcio di punizione. Termina il signor Valeri, siamo a metà campo. Bravo, fare quel lavoro in calcio di punizione per il Parma. Cioè, per la cifra che chiedono per il riscatto, Biglia anche là con gli anni, secondo me se il Milan riesce a trovare un regista e magari non rinnova o non prende né Biglia. Attenzione al Parma! E Bakayoko. 82, Kučka. Alto.
Il tiro da fuori area di Kučka è... qui attenzione perché il Milan gli ha lasciato centralissimo, sì, è rimasto allora, centrale. Kučka si costruisce sostanzialmente questa situazione con la palla che rimbalza, Kučka la colpisce abbastanza bene, pallone che va a scendere centrale, però poteva essere pericoloso. Qui Donnarumma mi sembrava essere sulla, sulla traiettoria, no? Ammonito Biglia. Ammonito Biglia, adesso il Parma... Cazzo, non ha neanche mai toccato la palla. Non ha preso Biglia. No, infatti, ha toccato l'uomo, si è preso il giallo. Ma doveva ancora toccare il pallone, o sbaglio? Sì, credo, no, credo di sì, credo che fosse il suo primo, tra l'altro giusto, intervento, perché è in ritardo. Ma ecco, vedi, allora se andiamo su il quello fallo all'inizio, dopo un minuto, era, era peggio. Tra l'altro proprio su Kučka, che è l'autore di quel fallo lì. Era ancora peggio quello su Bakayoko. Rimessa laterale offensiva per il Parma. Sì, sulla sinistra, la testa della bandierina, rimessa laterale per il Parma. 83 minuti di gioco. Ma perché anche a pranzo si deve soffrire? Ma se hai fatto gol, cosa vuoi di più? Sì, ho fatto gol, ma è un tiro altissimo. Ma non è finita. Ho fatto gol. Ho la pasta e lenticchie sullo stomaco. Vai, puoi prenderti il caffè, Tiziano. Come se tu avessi mangiato. Ha fatto gol, ma... Ormai abbiamo vinto. Finita. Questa vale 6-7 punti per il Milan, perché c'è Napoli a Napoli. Stai calma. Non è finita ancora lunga. Tiziano, parli più recupero, eh. Prenditi un caffettino, che tanto è finita. 1-0, andiamo a casa. Piantala! Che gufata di Ferri, Tizi. E lui gufa perché c'è Torino-Milan la prossima. Torino-Milan, tra l'altro... Non frega niente della prossima, ma mi interessa questa. Ma no, io sto parlando questa, ormai è finita. Finita di andare su questi 3 punti. Parma in possesso palla, stiamo con te, Tizi, sono tutti da vivere questi minuti. Ah, si riconquista palla? Sì. Che sì, guadagna una buona rimessa laterale. Ma non è finita sta partita. Vai a vederla? No. Dai. Che sono più fine del 5. Dai. E poi vado a Torino. Vai, Boro. Adesso il Milan chiaramente non ha più fretta, quindi... Andata. Vai, Boro. Andare già a comprare la colomba, a festeggiare. Sì. Dai, mancano solo 7 minuti. Che sì, Suso. Fallo. Viene messo giù, interviene l'arbitro. Il signore Valeri, che comanda un calcio di punizione per il Milan. È cresciuto anche Suso nel secondo tempo. Ma perché gli danno una mano gli altri due? Cioè, da solo ce ne sempre 2-3 contro, non c'è niente da fare. No, gli creano più spazi. No, il movimento dei compagni gli creano più spazi. Però non è che creano più spazio a Suso. Il problema è che se Suso viene in possesso di palla, non ne ha più 2-3 come prima. Ne ha uno. Guarda, allora, che è quello che stavo dicendo io, non è... No, l'abbiamo detto prima, 3 ore fa. No, l'ho detto io prima. No, abbiamo detto quando poi detto che prima l'ha già l'ho detto stamattina. L'ho detto prima Milan io. Ha già vinto, cioè, prenditi il caffè. Tutti, stai zitto. Prenditi il caffè, Tiziano. Stai zitto, che l'amaro anche. Prenditi anche l'amaro. Con la mortadella. Abbiamo già vinto. Tre con punti. Con la mortadella se vinco. 3 punti e andiamo a casa. Attenzione al Parma che attacca. Una piadina, beh. Attenzione. Broccati, pallo, pericolo, pericolo. Questo non ci voleva. Allora la punizione, può essere pericolosa da questa posizione qui. Broccati, quindi molto vicino all'area, non centralissima, però insomma posizione pericolosa. Borini, eh sì, in ritardo Borini. Deve solo temporeggiare lì. Non devi fare quel tipo di intervento. No, devi temporeggiare perché tanto lui sei davanti al pallone, perciò non può cacciare. Ha fatto la gamba tesa all'altro. No. Sinceramente, no, guarda bene. Comunque, allora, attenzione perché c'è Bruno Alves che batte molto bene, Tiziano. No, ma... Attenzione a Bruno Alves. Ho già vista questa punizione. Ho già vista, dove va? Fuori. Fuori? Ci sarà una barriera, immagino, abbastanza folta qui. CR7-2. Non succede niente. Non succede. Cosa vuoi che succeda? Vedi, come CR6, sono amici. Conta i passi. Attenzione. No, vuoi che succede? Tira in quattina. Punizione 87. 86. 86 è voluto lui. Punizione dal limite. Punizione. Non succede niente, non succede. Il gol del Parma.
Che gol ha preso? Ma scusa, è passata la testa. Oh, ha centrato la porta, Dio. Il gol del Parma, ma io ve l'avevo detto, Bruno Alves ci batte molto bene. Ha centrato la porta, Castiglia. Oh, Castiglia ha centrato la porta. È forte, Bruno Alves. Sai cosa allora, sei tu? Sfiga, no, non glielo dire, aspetta. No, tu. Sai cosa sei tu, Giacomo? Sai cosa sei tu, Giacomo? Io tremo. Giacomo, sai cosa sei? Io tremo. Allora, rivediamola intanto, perché la palla passa sopra. Chi lo poteva prevedere? Una gran punizione di Bruno Alves. Perfetta, palla che gira e che finisce proprio qui nell'angolino. Con tutto il Milan immobile, compreso Donnarumma. Però posso dirti una cosa, dovrebbe adesso bravo, parlando bravo, serio, la barriera non può saltare così. Perché? Uno addirittura si è girato, non so chi era, forse il 63 è Cutrone. Cutrone mentre male, stacca per cercare di prendere la palla, si gira. Messa male, da sopra. Cioè, no, sta dritta la prende, guardala. 87esimo minuto, Milan subisce un colpo che sarà duro, che adesso ci saranno ancora due minuti e mezzo più recupero, cambia nuovamente tutto il discorso di classifica, Tiziano, tutto da rifare per il Milan. 87-88, 1-1, Milan che prova dalla destra con Castiglieco, cross in area. Chi l'avrebbe mai detto, ma è una partita in mano ormai, guarda la dal dai che vince adesso, Piontek, per il Milan, anche benissimo. Me è sbagliato la Suso, si accentra, Suso dentro, dai ora sei fallo di Cutrone, no di una Borini, palla, un gol. Borini stavolta l'ha fatta grossa, il fallo lì al limite, perché non è che stava per andare in porta, doveva temporeggiare, sì è stato lui a commettere l'errore, qui, perché quel fallo lì non doveva farlo. Qui intanto vediamo che cosa gli ha fischiato, sì la spinta sul difensore del Parma e dunque sfuma questa possibilità per il Milan quando siamo all'88esimo minuto e 35 secondi. Non so neanche quanto recupero verrà dato, non è stata una partita con delle grosse interruzioni. Tiziano, allora stiamo con te fino alla fine di questo match. 4 minuti, 3 minuti, anche 4 Parma, minuti. Più che altro Milan per intercetta. Cambi. Ancora Scozzarella. Campi addirittura, chi è? Risultato di 1-1, c'è qualche essere che aveva pronosticato il risultato già fatto sull'1-0. Non dovevate è bella che è un ex giocatore, dice che uno che se ne intende. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? C'è un calcio d'angolo per la il Parma. La barriera salta così, dai. È uno veramente, ma puoi immaginare una roba del genere? Lui ha giocato, noi non abbiamo giocato a certi livelli, per cui lui capisce. E chi l'ha detto questo? Chi l'ha detto? Calcio d'angolo per il Parma. Occhio. Angolo Parma. Ma lui non poteva prevederlo, l'ha detto completamente in buona fede. Un pugno allontana Donnarumma. Tu vuole arrivare quarto con Torino. Bravo. Palla sul fondo, rimessa al fondo campo. Vediamo adesso anche quanto recupero viene dato, perché manca pochissimo ormai al 90esimo minuto e vedremo. Per quanto ancora si giocherà, 6 minuti, quindi ancora lunga la partita. Allora, Cutrone. Allora, scusa, Fede, stavamo discutendo della punizione. Ha battuto una bella punizione, però Cutrone, se non si gira, la prende in faccia. Dai, guarda, non è passata sopra Cutrone, è passata laterale. Secondo me ti ha fatto una punizione strepitosa. Ma ragazzi, si è girato, No, però la punizione è bella. Lui, salta male. Sì, ho capito quello che vuoi dire. Però, cioè, se salti bene, la respingi. Ce l'hai in faccia. Sostituzione per il Parma che dunque fa passare un po' di tempo, entra Stulac, esce Scozzarella, ci saranno ancora barriera, 5 minuti e mezzo, forse anche qualcosina in più da giocare in questo Parma-Milan che sembrava una gara da 0-0, poi è successo invece di tutto nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Tiziano, siamo con te, allora il Milan deve trovare il 2-1 adesso in tutti i modi. Che sì, anticipato Suso. Oh. Fallo netto. Zapata. È cattivo anche. I giocatori rimangono a terra. Sono usciti questi 6 minuti. 6 minuti? 6 minuti, sì, di recupero. Ma di Marcello più. Dice che sono troppi? Vabbè, un po' esagerato, sei. Sei?
peseranno di più perché ha fatto il cambio nel recupero. Sì, oltretutto questo recupero ancora non è cominciato. Non è che siamo abituati che al Milan gli danno anche un quarto d'ora, ma non sono usciti. Palla al Milan, vediamo Tizi se succede qualche altra emozione.